Buongiorno e benvenuti alla lezione L'habitat, ovvero della cura, tenuta dalla professoressa Ingrid Paoletti. Gli spazi dove viviamo non sono statici, massivi e inerti. Posseggono tutto il percorso che li ha portati sino a lì. La nostra operosità, il nostro intento, la nostra cultura materiale. L'intervento racconterà di pratiche materiali responsabili per mettere in atto la cura verso il nostro ambiente, costruito o meno che sia, ovvero il nostro habitat. Ingrid Paoletti è professore associato di tecnologia dell'architettura presso il Dipartimento ABC del Politecnico di Milano, dove ricerca materiali innovativi e tecnologie digitali per sviluppare nuova cultura materiale responsabile. È coordinatrice del gruppo di ricerca e del laboratorio sperimentale Material Balance e vicepresidente della Fondazione Politecnico e delegato del Rettore per Expo 2021 Dubai. L'incontro è realizzato in collaborazione con Ancona Ambiente, sostenitore di CUM. Vi auguriamo buon ascolto. Buongiorno a tutti. Prima di tutto ringrazio CUM, l'organizzazione, il direttore scientifico Federico Leoni per questo invito e l'accoglienza che mi è stata fatta, e anche voi per essere qui un sabato mattina alle 9:30. Vi ringrazio di questa fiducia. Partirei dicendo: chi non è mai entrato in un luogo e si è emozionato e ha sentito qualcosa, un momento di sospensione, come se in quell'ambiente permettesse per un attimo di tirare un sospiro di sollievo rispetto ai pensieri del quotidiano, rispetto alle attività, alla fatica che facciamo quotidianamente? Ecco, io penso che in quel momento quel luogo si è preso cura di noi, quel luogo ci ha fatto sentire al posto giusto, ci ha fatto sentire bene. Allora partirei prima di tutto con che cosa vuol dire ambiente. E partirei con la prima slide. Partirei prima di tutto con che idea abbiamo dell'ambiente. L'ambiente spesso gli viene associato un aggettivo: ambiente naturale, ambiente artificiale, ambiente costruito. Ma in realtà penso che oggi queste categorie debbano essere ripensate. Qui trovate questo quadro abbastanza famoso di Bosch, che è il Giardino delle Delizie, che è esposto al Prado. Quando si va nel museo a Madrid è quello che ha il maggior accrocchio di persone davanti. E fondamentalmente è un quadro che rappresenta un po' un momento di difficoltà nel fine del 400, dove il pittore vuole rappresentare, qui anche in una maniera diciamo legata alla religione, il paradiso, il purgatorio, diciamo, e la parte e l'inferno. Quello che vi vorrei far notare è che nella parte del paradiso il quadro è molto freddo in qualche maniera. Ci sono questi tre personaggi centrali, la natura, quasi ferma, sembra quasi statico. Mentre all'opposto, che dovrebbe rappresentare invece l'inferno, ci sono degli elementi che sono anche inquietanti: una specie di albero che galleggia su delle barchette instabili, scene comunque di persone in difficoltà. E la scena centrale, che lui in qualche maniera vuole auspicare, è quella di un'interazione anche molto viva, come si può notare dal quadro, tra le persone, la natura, gli animali, la vita. E questo forse è l'ambiente che possiamo immaginarci oggi, una declinazione diversa rispetto a quella che abbiamo immaginato sino adesso, di separazione tra questi diversi concetti, naturale, artificiale, costruito. Perché? Perché ci sono tanti avanzamenti anche della scienza che lo permettono. Da un lato, grazie alla fisica quantistica, possiamo andare a vedere veramente fino alla microparticella, quindi possiamo conoscere veramente l'ambiente come è fatto. Dall'altro lato abbiamo anche tutta la questione del digitale, dell'informazione. Conosciamo molto meglio l'ambiente nel quale siamo e nel quale viviamo. Se consideriamo anche il termine della parola ambiente, viene da ambience. E ambience, come participio presente di ambire, ha proprio il significato di andare intorno, circondare, avviluppare. In francese è ancora più chiaro, è l'environnement. Allora, questo quadro mi sembrava un buon punto di partenza
per provare a raccontare come l'ambiente di oggi noi possiamo vederlo in maniera diversa. Non è una sezione, un confine tra qualcosa che abbiamo costruito e la natura, tra qualcosa su cui siamo presenti fisicamente e il digitale, ma è la compenetrazione di questi ambienti in una nuova categoria di ambiente che ho chiamato l'habitat. Che differenza c'è tra l'habitat e l'ambiente? L'habitat, nella sua definizione, è l'area nella quale una pianta, un essere umano, un essere vivente trova le condizioni favorevoli al suo sviluppo. Quindi il passaggio ulteriore rispetto a questa idea di ambiente come movimento, come materia fluida, è in qualche maniera la corrispondenza tra il bisogno e la realizzazione di questo bisogno. Questa è un'immagine un po' evocativa di questo artista che crea fondamentalmente continuamente il suo habitat in relazione con la natura, come fanno anche gli esseri viventi meno pensanti rispetto a noi, quindi una continua negoziazione con quelle che sono le condizioni al contorno del proprio ambiente. Allora l'habitat, in questa accezione, penso che possa essere una prospettiva diversa, una categoria diversa, che ci permette anche di prenderci cura di quello che ci sta intorno. Ecco, in questa idea di habitat dove i confini sfumano tra il naturale e l'artificiale, possiamo ripensare anche all'equilibrio materiale. Al Politecnico mi occupo di materiali innovativi, come sviluppare una nuova cultura materiale. E questo vuol dire continuamente immaginare questo equilibrio che ho cercato di delinearvi all'inizio. Qual è l'equilibrio tra quello che realizziamo, quello che produciamo, quello che ne esce e quello che immaginiamo di produrre come nostro progetto? Quello su cui lavoriamo, e poi vi farò vedere anche degli esempi per raccontarveli più nel dettaglio, è l'idea di una nuova equazione della massa. Fondamentalmente l'equazione della massa viene utilizzata in altri campi, dall'energia all'economia, ed è quella che dice che l'input più la generazione di qualcosa è uguale all'output più il consumo di energia più l'accumulo. All'interno di questa equazione noi abbiamo voluto interpretarla, e la interpretiamo quando lavoriamo sull'ambiente costruito, in questo caso, cercando di pensare a che cosa vuol dire l'accumulo. L'accumulo fondamentalmente molto spesso è un resto del nostro progetto, è uno scarto, e lo vediamo purtroppo in tante attività che vengono fatte oggi. Lo scarto è la plastica che ci torna indietro, lo scarto del nostro progetto è l'inquinamento, è i problemi sociali. Allora, nella nostra interpretazione di questa equazione, di questo equilibrio, quello che vorremmo fare, che cerchiamo di fare, è di riequilibrare i pesi dei diversi fattori, cercando di pensare all'accumulo non soltanto come un resto, ma piuttosto come un reso. Cosa significa? Non è soltanto una lettera in meno, in qualche maniera, ma il resto è qualcosa che non si vuole vedere, è uno scarto, è il caduto a terra, fa parte della linearità del progetto, del proiettare in avanti, e qualcosa viene lasciato indietro, è tipico anche della produttività dell'essere umano in qualche maniera. Mentre il reso, se noi proviamo a considerarlo come una categoria che fa parte del nostro modo di progettare, è qualcosa che può essere una versione dell'accumulo diversa da quella di qualcosa che è necessariamente negativo. Per esempio può essere la conoscenza, l'esperienza che creiamo nel tempo, oppure l'accumulo può essere anche quello che lasciamo per le generazioni future, oppure può essere un modo di utilizzare, per esempio nel caso dei progetti, i materiali in modo tale che possano essere reimpiegati all'interno del progetto. Per esempio, un caso che adesso comincia a essere sempre più sviluppato è quello di materiali, per esempio, che vengono dagli scarti, da scarti di lavorazione, che vengono quindi riciclati o ancora prima riutilizzati, quindi reimmaginati all'interno del processo. E questo cosa vuol dire? Vuol dire nuovamente, ricollegandoci alle prime parole,
immaginarsi un modo diverso di concepire l'habitat. Non è soltanto un progetto lineare che poi da qualche parte genererà un desceno, un caduto a terra, ma è piuttosto considerare tutti gli elementi interrelati tra di loro, in modo tale che il resto, il reso, sono già parte del progetto fin dalle prime fasi progettuali, fin dal momento in cui uno si immagina di creare qualcosa di nuovo. Ho tenuto come sfondo, che vi citerò spesso, un libro di Italo Calvino che si chiama La strada di San Giovanni, e in particolare c'è un saggio che si chiama La pube et la grée, che è un testo simpatico ma al stesso tempo delicato e molto profondo sul ruolo che ha per noi l'idea di scartare, qual è il suo valore, come lo facciamo e perché lo facciamo. Quindi ogni tanto vi racconterò qualche citazione da questo libro. La prima, che vi leggo, è: il portar fuori la poubelle, che sarebbe la pattumiera in francese, va dunque interpretato contemporaneamente, perché così lo vivo, sotto l'aspetto di contratto e sotto quello di rito. Due aspetti ulteriormente unificabili, in quanto ogni rito è contratto, ma per ora non voglio spingermi tanto oltre. Un rito di purificazione, abbandono delle scorie di me stesso, non importa se si tratta proprio di quelle scorie contenute nella poubelle o se quelle scorie rimandano a ogni altra possibile scoria. L'importante è che in questo mio gesto quotidiano io confermi la necessità di separarmi di qualcosa da me, perché ne resti la sostanza, perché domani io non possa identificarmi con i suoi residui, ma soltanto con ciò che sono. Soltanto buttando via posso assicurarmi che qualcosa di me non è ancora stato buttato e forse non è da buttare. Quindi questo è l'altro versante dell'idea della progettualità. Da un lato un progetto che ha uno scarto, dall'altro l'idea di poter selezionare, di poter scartare, perché questo ci permette un continuo rinnovamento, una continua trasformazione. Gli esempi che vi voglio portare, vi racconterò di alcuni progetti che abbiamo fatto al Politecnico su questo tema proprio dello scarto e del reso. Quindi quando all'interno del progetto viene utilizzato un materiale che era già stato ipotizzato per qualcos'altro, oppure quando questo materiale poi avrà una seconda vita. E così attraverso tre esempi poi vi voglio raccontare questa idea di habitat un po' innovativa. Il primo che vi racconto è un progetto che abbiamo fatto per Dubai, per Expo 2020. L'esposizione internazionale adesso è stata posticipata al 2021 e in questo caso abbiamo lavorato con l'organizzatore per capire che cosa fare degli scarti del cantiere. Gli scarti del cantiere sono uno degli materiali più inquinanti da un punto di vista delle costruzioni, perché molto spesso o sono la distruzione di edifici precedenti o comunque intaccano il terreno e il pianeta in maniera molto importante. Allora la richiesta dell'organizzatore era quella di immaginarsi delle schermature, in questo caso per degli edifici che vengono chiamati concertina pavilion, quindi sono dei padiglioni di servizio, diciamo, non sono i padiglioni paese, che potessero ricordare la cultura materiale del luogo e quindi in qualche maniera risuonare anche agli abitanti o a chi viene nei paesi del Golfo, però utilizzando delle tecnologie innovative, sia da un punto di vista della progettazione, poi anche della produzione. Quindi siamo partiti con l'idea di lavorare un po' sull'immaginario che è presente nel Golfo, che è quello delle dune o quella della trasparenza alla luce, essendo un ambiente dove c'è comunque tantissimo soleggiamento e irraggiamento solare, la necessità di filtrare la luce è molto alta. Abbiamo provato a simulare le onde e la geometria delle dune in modo tale da poter capire come realizzare queste schermature esterne. Tendenzialmente quello che facciamo è utilizzare software che noi chiamiamo algoritmici, quindi fondamentalmente che computano
la quantità di materia che verrà utilizzata, mettendoli insieme alla forma, quindi cercando di capire fin dall'inizio come unire questi due aspetti, il progetto, quindi la parte di design e l'idea che portiamo avanti, e subito, fin dall'inizio, capire quale sarà la quantità di materia che viene utilizzata. Lì abbiamo cominciato a esplorare l'idea di come fare una schermatura esterna, quindi un frangisole in poche parole, che potesse ricordare le dune del deserto, ma allo stesso tempo essere funzionale all'utilizzo, che è quello di schermare questi piccoli edifici. Quindi abbiamo sviluppato tutta questa parte con l'utilizzo di strumenti digitali, che appunto in questo caso sono molto utili per poter anticipare delle decisioni che altrimenti sarebbero portate in una fase successiva. Fondamentalmente nel disegno del progettista tradizionale c'è tutta una parte immaginativa attraverso il disegno, dopodiché c'è una verifica dei materiali con i produttori. Quello che oggi si può fare, che va anche nella direzione di questi ambienti che si incrociano, il digitale, il materiale e il naturale, è quello che si può veramente simulare le caratteristiche del materiale ancora prima che questo venga prodotto o realizzato. Abbiamo immaginato di suddividere un po' questa facciata in modo tale che potesse essere anche producibile, e anche qui abbiamo messo all'interno del nostro progetto, fin da subito, i vincoli delle macchine. Questa è un'altra possibilità che oggi ci permette il digitale e l'avanzamento anche nella tecnica di anticipare quale sarà il percorso macchina che verrà fatto per realizzare un sistema costruttivo. Qui in questo caso abbiamo usato le stampanti 3D. Le stampanti 3D sono state divulgate parecchio tempo fa a seguito della caduta di un brevetto, fondamentalmente erano state utilizzate in altri settori più avanzati rispetto alle costruzioni, di solito sono il militare, la nautica, l'aerospaziale. E quando è caduto questo brevetto c'è stata una diffusione improvvisa e molto forte delle stampanti 3D. Noi in realtà non le usiamo, diciamo, per fare cose piccole, ma cerchiamo di immaginarle proprio come uno strumento che permette di personalizzare il prodotto, quindi di creare esattamente con la quantità di materia necessaria per quel singolo prodotto. Qui vedete questa stampante che viene chiamata 3 metri, ma in realtà ha un volume di un metro cubo indicativamente, dove possiamo realizzare in scala 1 a 1 i componenti che poi verranno assemblati. Quindi abbiamo messo all'interno del nostro disegno sia i vincoli che ci immaginavamo da un punto di vista della trasparenza, del passaggio della luce, ma allo stesso tempo anche quello delle capacità tecniche della macchina. E questo è un po' un render di come dovrebbe venire, quindi abbiamo personalizzato e proprio messo la quantità di materia esattamente dove serviva, dove c'è la parte più filtrante, quindi dove c'è bisogno di maggiore illuminazione, e dove invece c'era la parte più chiusa perché magari ci sono prayer room o altri spazi che non hanno necessità di avere la luce. E qui abbiamo messo all'interno della materia gli scarti di cantiere, quindi abbiamo mescolato nella mescola del materiale, e questo è un campione, adesso vediamo se si vede un po' meglio. Abbiamo messo all'interno una quantità, come se fossimo un po' degli alchimisti della materia, una quantità di scarto che permettesse di aggiungere delle proprietà a queste schermature, allo stesso tempo recuperando un materiale di cantiere che altrimenti sarebbe stato uno scarto. Qui vedete alcuni prototipi di come potrebbe essere, poi dopo di solito questi progetti vanno in tender, quindi c'è una gara. Qui forse ce n'è una, ecco, qui forse è quella dove si vede meglio queste striature, perché poi la possibilità di personalizzare la macchina ci permette anche di lavorare, per esempio, per capire come distenderla questa materia, se viene in modo orizzontale, se viene in modo verticale, quali sono le proprietà del materiale a seconda di quante ne abbiamo messe. Quindi questa possibilità di interferire nel progetto, con la caratterizzazione del materiale, con la sua produzione, fanno sì che noi possiamo veramente creare un ambiente che in qualche maniera si connette anche con lo scarto e con quello che è il contesto esistente. Abbiamo fatto anche delle prove nella camera calda per capire come si comporta, perché le temperature di Dubai sono decisamente aggressive, quindi molto calde ma anche molto fredde, e nonostante i luoghi comuni è comunque anche un ambiente umido, per capire come il materiale si sarebbe comportato nel tempo, in modo tale che anche se questi edifici sono tendenzialmente temporanei, si potesse immaginare una continuità del materiale oltre l'esposizione universale. Questo è il secondo dei tre che vi racconto oggi, che ha il tema dell'acustica.
Come ho detto introducendo, quando siamo in un ambiente ci sono tantissimi fattori che ci influenzano, che in qualche maniera si prendono cura di noi. Sicuramente la termica, che ci permette di creare questo habitat per cui risponde ai nostri bisogni, l'illuminazione, il secondo, e il terzo, il suono. Spesso il suono, soprattutto in architettura, viene considerato un po' un problema di secondo ordine rispetto ai primi principali, che sono quelli della termica e dell'illuminazione. Prima di tutto perché è molto difficile da simulare, mentre la termica e l'illuminazione dipendono da fattori abbastanza semplici, l'acustica, come potete sentire anche qui, dipende per esempio da quanti siamo oggi, dalla materialità delle poltrone, da come ci siamo mossi, dalla temperatura e dall'umidità. Quindi, essendo una materia abbastanza complessa, molto spesso è stata relegata a una fase di verifica, per cui ci si occupa del suono quando c'è un problema, quando a un certo punto l'edificio è realizzato e uno si accorge che non si riesce a parlare, che non ci si sente bene, a meno che appunto non siano edifici fatti per la musica, per esempio, dove è una condizione cogente. Oggi invece, all'interno proprio dell'idea del prendersi cura delle persone all'interno dell'ambiente, l'acustica è diventata sempre più importante. E l'altro aspetto che parallelamente lo segue è quello, come vi dicevo, della capacità computazionale, quindi della possibilità di simulare il comportamento delle onde sonore con un grado di approssimazione che magari non è altissimo, perché è una materia complessa, ma allo stesso tempo permette di prendere delle decisioni, quindi di capire, anticipandolo nelle decisioni del progetto, perché è un materiale piuttosto che un altro. Questa è la ruota di Lindsay, che racconta un po' tutte le aree di interesse dell'acustica, e come vedete ce ne sono tantissime, è una materia interessantissima rispetto al nostro stare bene negli ambienti. A parte la nostra possibilità di comunicare, c'è anche tutta la parte di oceanografia, c'è la parte di vibrazioni, c'è la parte di suono che magari non sentiamo ma in qualche maniera percepiamo, c'è la parte della medicina, della fisiologia, e noi invece nella parte di architettura ci occupiamo delle aree che ho evidenziato, che è quella sicuramente dei luoghi della musica, quindi dove c'è bisogno necessariamente di avere nitidezza del suono, e poi quello del parlato, a cui si lega però, come vedete, sono attaccati anche nella ruota, quello della psicoacustica, cioè come questo interferisce sul nostro benessere. Un progetto che abbiamo sviluppato è quello dell'accoppiamento di diversi materiali, sempre un po' nell'ottica di capire che cosa possiamo utilizzare nel nostro progetto che non lasci a terra qualcosa, che non lasci uno scarto. Allora abbiamo pensato sia a materiali tradizionali come il legno piuttosto che i tessuti acustici, sia a materiali che noi chiamiamo bio-based o a base naturale. Quello che in questo caso è il protagonista è il sughero. Il sughero è un materiale che ha una tradizione antichissima, tra l'altro in parte l'Italia è un buon produttore, oltre ai portoghesi, di questo materiale, e ha la capacità di, attraverso le resine naturali che sono presenti nel materiale, di compattarsi e quindi di essere molto facilmente lavorabile. È un materiale duttile, diciamo, si lascia fare. E quello che abbiamo provato a immaginare è come unire un materiale più tradizionale come il legno insieme al sughero piuttosto che altri materiali, per esempio i tessuti acustici, che sono quelli che normalmente vengono impiegati per questo tipo di prestazioni dove c'è un problema di assorbimento o di rifrazione del suono, mettendo insieme poi anche altri materiali che possono essere bio-based. Questo è il progetto. Fondamentalmente abbiamo lavorato sulle superfici. L'ambiente, come vi dicevo, è movimento. Un'altra delle declinazioni di ambience è materia fluida, quindi l'ambiente è qualcosa che si muove. Allora l'onda sonora è, diciamo, per eccellenza qualcosa che si muove e che percepiamo più di altre, mentre l'onda luminosa la percepiamo meno, ma anche quella del calore, quella del suono è quella che immediatamente possiamo percepire la differenza. Abbiamo lavorato sulla superficie proprio per integrare la questione della percezione dell'ambiente insieme a quello della prestazione, che forse è una delle caratteristiche principali di questo equilibrio materiale che ricerchiamo. È un equilibrio materiale nel lavorare la materia, ma anche nel capire che cosa questa materia ci renderà in termini di percezione, come ci sentiremo in quell'ambiente, quali sensi saranno coinvolti. Anche la materialità intesa come il tocco, come capire come questo materiale è caldo, è freddo, cosa mi ritorna in termini di sensazione, anche questo secondo noi è un modo di avvicinarci all'ambiente nel quale siamo.
Qui abbiamo lavorato con delle superfici che chiamiamo superfici innovative per l'acustica adattiva, che rispondono alle condizioni dell'ambiente. Sono comunque passive, quindi diciamo non sono delle condizioni attive, perché una delle possibilità dell'acustica è quella di mettere dei sensori, per cui le superfici si muovono con l'elettricità, ma sempre nell'ottica anche del risparmio energetico e nell'equazione della massa che vedevamo prima, di diminuire il più possibile il consumption, perché poi alla fine è quello che ci permetterà in qualche maniera di avere un ambiente che non consuma troppa energia. Questi sono passivi e sono disegnati e personalizzati a seconda dell'ambiente. Quindi hanno delle diverse superfici, delle diverse altezze, a seconda dell'ambiente in cui sono, che permette proprio di poter rispondere al suono. E magari anche in maniera flessibile, quindi immaginarci degli scenari con all'interno delle persone e capire come l'onda sonora si comporterà. Qui vedete delle prove che vengono fatte nella camera anecoica, che permette di capire esattamente poi come si comporterà il suono. Le prove in camera anecoica sono una prova comunque abbastanza difficile, costosa, ci vuole un sacco di tempo, bisogna produrre un campione in uno a uno. Quindi la possibilità di computare anticipatamente il pannello, di disegnarlo, come dicevamo prima, attraverso anche i vincoli materiali, è quello che ci fa anche risparmiare in termini di tempo, di energia e di verificare delle ipotesi ancora prima che siano realtà. È come se ci fosse un passaggio intermedio tra immaginarsi una soluzione e avere un prototipo reale che va testato. Ecco, tra questi due estremi noi cerchiamo di trovare a metà quell'equilibrio, che è una parola che ritroverete spesso, tra la possibilità di immaginarci e quella di poter creare qualcosa con la materia. Queste sono le superfici del sughero, quindi le abbiamo fresate. In questo caso utilizziamo altri strumenti, mentre la stampa 3D viene chiamata la stampa additiva, perché fondamentalmente è materiale che viene addizionato uno sull'altro. In questo caso invece usiamo delle frese che sono sottrattive, quindi fondamentalmente il materiale arriva a grezzo e poi gli viene levata una parte in modo tale che possa avere la dimensione, le superfici che uno desidera. Ma nel sughero la cosa positiva è che tutto lo scarto che viene utilizzato può essere reimpiegato per fare altri pannelli. Quindi anche in questo processo si parla molto spesso di processo circolare, anche se poi è difficile capire cosa vuol dire il circolare, cioè qual è la vera informazione della circolarità che sappiamo. In questo processo noi cerchiamo fin dall'inizio, fin da dove viene prodotto il sughero, da qual è il materiale, come se volessimo proprio unire dall'albero del sughero fino al suo successivo utilizzo. Tra l'altro cerchiamo anche di coordinarci con altre filiere, che è un altro tema rispetto all'idea di un ambiente fluido. Noi siamo la filiera dell'architettura e delle costruzioni, ma il sughero viene utilizzato in tantissimi altri campi. Pensate per esempio ai famosi tappi del vino. Viene utilizzato perché permette, è sufficientemente poroso per far passare l'aria, ma allo stesso tempo è igroscopico, quindi non passa l'acqua. E noi abbiamo provato a immaginarci delle proprietà simili per i pannelli per l'acustica, quindi hanno un buon comportamento all'acustica perché sono porosi, ma allo stesso tempo possono essere messi per esempio in ambienti umidi o in altri ambienti dove c'è necessità di avere un materiale che possa adattare alle condizioni ambientali. E qui altri disegni. Quello che facciamo è anche provare a dare proprio spazio anche alla personalizzazione rispetto ai diversi ambienti. Se ci immaginiamo che ogni spazio... Scusatevi, un goccio d'acqua. Se immaginiamo che ogni ambiente è diverso, è diverso nel momento in cui viene utilizzato, è diverso per le persone che sono lì, è diverso perché nel tempo sono cambiate le sue condizioni di utilizzo, cosa che succede molto spesso adesso negli edifici, vengono rifunzionalizzati per altri usi. Allora la possibilità di disegnare queste geometrie in modo tale che possano cambiare nel tempo, pensiamo che possa essere un altro valore aggiunto di questa proiezione del progetto, no? Di questo anticipare le decisioni. Questo è il terzo che vi faccio vedere e questo forse è quello che raccoglie maggiormente l'idea di mettere insieme l'ambiente costruito, naturale, artificiale attraverso il digitale che raccontavamo all'inizio. È un progetto che abbiamo esposto alla Triennale nel 2018 e si chiama Struna, sembra un po' un oggetto, degli arredi dell'IKEA, ma sarebbe struttura natura.
Perché in questo caso abbiamo utilizzato un batterio, un'alga, una microalga, che è molto resistente, che è qui sulla Terra da molto prima di noi e che fondamentalmente ha la capacità di adattarsi molto velocemente alle condizioni climatiche. Fa una fotosintesi velocissima rispetto alle piante superiori e quindi permette di compensare la CO2, per esempio, oppure ha un alto contenuto proteico. Tendenzialmente la microalga più famosa è la spirulina, quella che viene utilizzata anche come proteina per i vegetariani o per avere un po' di energia, diciamo, dal punto di vista vegetale. Quello che abbiamo provato anche qui a immaginarci è l'idea di simulare il comportamento delle microalghe, quindi con software anche computazionali abbastanza complessi che vengono utilizzati nell'aeronautica, nei reattori dell'aeronautica, di immaginarsi uno spazio filtro, quindi dove potesse passare la luce, anzi convogliarla verso questi tubi. Le microalghe sono un liquido, quindi diciamo rispetto alle piante superiori lo si vede semplicemente come un liquido verde in questo caso. E li abbiamo integrati all'interno del sistema architettonico. Quindi proprio questa compenetrazione tra qualcosa che abbiamo costruito perché ci serviva per poter essere nel nostro habitat, per poter rispondere ai nostri bisogni, ma anche reintegrare una parte della natura all'interno dell'ambiente, per evitare proprio quella scissione che dicevo all'inizio, no? Che uno va in un, vive in una città, in un ambiente, e poi dopo in qualche maniera deve trovare il modo di andare via il fine settimana perché ha bisogno di un ritorno alla natura. Ecco, forse oggi invece la sfida è proprio quello di tenere insieme questi due estremi, di mettere insieme la possibilità di sentirsi a proprio agio nell'ambiente in cui si è, anche attraverso sistemi naturali magari innovativi e non già esplorati. Questi sono alcuni dettagli. In quel caso lì abbiamo pensato che potesse compensare l'anidride carbonica dei visitatori. Quindi man mano che i visitatori venivano a vedere la mostra, noi sapevamo che potevamo più o meno compensare quella quantità di anidride carbonica attraverso la produzione di ossigeno, perché i tubi nella parte alta sono aperti, quindi compensano attraverso l'ambiente. E oggi potrebbe essere anche un'altra risposta, per esempio, all'idea di avere la qualità dell'aria più alta possibile, eventualmente di essere antibatterici, antivirali, quindi di trovare dei sistemi che uniscano la tecnica, la natura e le nostre necessità, i nostri bisogni, a seconda del diverso periodo e delle vulnerabilità alle quali andiamo incontro. Ecco. Quindi, fatti questi esempi, vorrei tornare un po' all'idea di habitat anche in senso lato, quindi inteso come luogo, come città, come prendersi cura del nostro ambiente, quindi unire la cura all'intenzionalità. Attraverso i progetti noi in fondo in qualche maniera lo facciamo continuamente, cioè ci prendiamo cura delle persone cercando di immaginarci un ambiente in senso lato che possa rispondere a questi bisogni. Ma credo che si possa andare oltre. Che si possa andare oltre, perché per esempio in molti dei collettivi, soprattutto della città rispetto allo spazio pubblico, quello che è importante è unire il gesto del singolo insieme al gesto collettivo. Cioè, come possiamo fare sì che il nostro gesto di ogni individuo, quello rispetto alla poubelle che diceva Italo Calvino, possa diventare qualcosa di più. Non è soltanto il mio gesto di cittadino, il mio gesto di progettista rispetto a un materiale, ma diventa qualcosa di collettivo. Allora vi rileggo un altro pezzo della poubelle à Grier. Così che io, nel momento in cui svuoto la pattumiera piccola nella grande e trasporto questa sollevandoli per i due manici fuori dal nostro ingresso di casa, pur ancora agendo come umile rotella del meccanismo domestico, già mi investo di un ruolo sociale. Mi costituisco primo ingranaggio di una catena d'operazioni decisive per la convivenza collettiva. Sancisco la mia dipendenza dalle istituzioni, senza le quali morirei sepolto dai miei stessi rifiuti, nel mio guscio di individuo, singolo, introverso e in più di un senso autista. Di qui devo partire per chiarire le ragioni che rendono agree, che vuol dire piacevole, la mia poubelle. Gradita in primo luogo a me, ancorché non gradevole, come è necessario gradire il non gradevole, senza il quale nulla di quel che ci è gradito avrebbe senso. E questo forse è il messaggio successivo, questa idea della cura
come un gesto minimo, individuale, ma che fa parte di un gesto collettivo, che ci permette veramente di creare quello scarto, in senso di passaggio, per cui l'ambiente non è soltanto la produzione di un elemento architettonico, di un edificio, di magari un'infrastruttura pubblica, di un arredo urbano, ma siamo noi che attraverso la progettazione, la presa in carico, come dire, la responsabilità, la sollecitudine che mettiamo nell'attenzione in questo ambiente, diventiamo la città, diventiamo un ambiente collettivo, rispondiamo ai nostri bisogni. Era anche quello che la Montessori chiamava l'ambiente maestro, no? Il bambino, nel momento in cui interagisce con l'ambiente, conosce se stesso. E allora questo anche per noi forse è una possibilità di conoscere qualcosa di noi, la possibilità di estrarre dall'ambiente qualcosa di noi che noi non sapevamo. Potrebbe essere la responsabilità semplicemente verso l'ambiente, la sollecitudine. E questo mi porta verso la parte finale, che riguarda la cura intesa come curiosità, perché la cura ha la stessa radice del termine curiosità, e la curiosità, per chi fa ricerca, è il motore fondamentale. Che cosa ci porta continuamente a cercare di capire le cose? La curiosità intesa proprio come sollecitudine, come attenzione, è il come stai. Ma come stai non inteso soltanto relazionale con le persone, è come sta l'ambiente nel quale stiamo, come stai pianeta Terra, come sta la città. Quindi è un'accezione molto più ampia che ci permette, a mio parere, di tenere cura e curiosità legate sotto la stessa medaglia, di unirle insieme. E a questo punto la curiosità è la preoccupazione per l'ambiente nel quale viviamo, nel quale vivremo. Qual è il tipo di accumulo che noi lasceremo? Possiamo far sì che nell'equazione della massa l'accumulo che lasciamo non sia uno scarto, non sia un déchet, sia una pubella grée, perché ha un'intenzionalità, perché quello che lasciamo lo possiamo lasciare in termini di conoscenza, perlomeno. Conoscenza per noi stessi, perché ci torna indietro, e conoscenza anche per gli altri. Allora vi lascerei sempre con una citazione di Italo Calvino, che dice anche che questa idea di prendersi cura di tutto, quindi anche dello scarto e di quello che lasciamo all'interno di un progetto, lui sottolinea e dice: «E anche perché la più forte legge non scritta, cui obbedisce il rituale dei nostri gesti quotidiani, prescrive che l'espulsione dei rifiuti della giornata coincida col chiuderci della giornata stessa». E questo è il vero agrément, cioè questo è il vero piacere, lui dice. Agrément con chi? Certo con la città, con cui pago annualmente una taxe d'enlèvement, quindi fondamentalmente la nostra tari, des ordures, e che si impegna a liberarmi da questo carico ogni giorno, comprese le domeniche, escluse solo poche festività, sempre che io esegua la prima mossa. Allora forse questo potrebbe essere il messaggio, quello di eseguire la prima mossa.